Bentrovati alla terza edizione del TG6. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da questa mattina all'Aquila. Nel pomeriggio si è recato al Palazzo di Giustizia per assistere alla cerimonia di inaugurazione della sede ristrutturata degli uffici giudiziari. Vediamo. È partito in questo momento il Capo dello Stato alla volta di Roma dopo essere stato per una giornata intera all'Aquila. Si è intrattenuto nel Palazzo di Giustizia, ha tagliato il nastro e si sono susseguiti gli interventi del Sindaco Massimo Cialente, del Procuratore Generale Cardella, del Presidente del Tribunale e ha avuto modo anche il Presidente di visitare i nuovi spazi che sono stati ricostruiti dopo il sisma. Il Vicepresidente del CSM, Legnini, ha auspicato che si possa tornare ad avere una cittadella giudiziaria all'Aquila e ha inoltre sottolineato anche come la presenza della magistratura e la vicinanza dello Stato ha consentito che si portasse a termine, almeno nei prossimi anni, una ricostruzione all'insegna della legalità. Il sindaco Massimo Cialente ha sottolineato lo sforzo immane fatto dalla popolazione aquilana. La ricostruzione è a buon punto, ha detto, tuttavia non è stato ricostruito il tessuto sociale, economico e produttivo. Nel post-sisma sono stati persi 17.000 posti di lavoro. Inoltre, per una pigrizia del legislatore, ha sottolineato ancora il primo cittadino, non è stato possibile avere la white list quale forma di controllo della ricostruzione. Anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha enfatizzato che il sisma ha generato nuove povertà ed ha poi sottolineato l'apporto della regione Abruzzo nel processo di ricostruzione, soprattutto in relazione all'attivazione di un tavolo per superare la questione europea sul caso della sospensione delle tasse. Il procuratore Fausto Cardella ha enfatizzato invece la necessità della white list. Si è in attesa di nuove norme per disciplinare meglio la ricostruzione privata. La procura, ha detto, sta predisponendo nuovi strumenti per presidiare la ricostruzione. Noi faremo la nostra parte. Grazie ad uno sforzo inedito, l'attività giudiziaria riprese all'Aquila il 16 settembre del 2009, lo ha ricordato Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, nel suo intervento. Con le battaglie tenaci di tutti da un paio di anni, i cantieri vanno veloci. La giustizia qui ha affrontato prove durissime, il sistema ha garantito da subito un rigoroso controllo di legalità su molteplici tentativi di criminalità, attività che prosegue senza abbassare la guardia e, se possibile, aumentando gli strumenti normativi. La vicenda aquilana ha insegnato molto all'Italia, ad esempio, sul rapporto fra giustizia ed emergenza. Dopo le parole del vicepresidente Giovanni Legnini, il presidente Mattarella ha abbandonato l'Aquila. Torniamo quindi indietro a questa mattina perché il primo luogo visitato dal presidente è il luogo simbolo del terremoto del 6 aprile 2009, cioè la Casa dello Studente. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori dove morirono 8 studenti. Commovente l'incontro con i familiari di alcune delle vittime della Casa dello Studente e di alcune ragazze sopravvissute. Il dolore non si dimentica, ha detto il capo dello Stato abbracciando una studentessa. Il servizio di Giorgio Alessandri. La prima tappa della visita aquilana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si svolge qui, davanti alla Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2009. Come vedete c'è un ingente spiegamento di forze dell'ordine e sono decine i giornalisti accreditati per tutte le testate nazionali ed internazionali. Commozione e raccoglimento per rendere omaggio ai giovani italiani e stranieri deceduti a causa del crollo della struttura, venuta giù come un castello di sabbia. Una notte maledetta che rimarrà impressa nella memoria collettiva degli aquilani e degli italiani, con le immagini delle ragazze e dei ragazzi che terrorizzati cercavano la salvezza da un edificio che li ospitava, mentre si trovavano nel capoluogo per studiare e costruirsi un futuro. Un omaggio che assume un significato ancora più profondo a pochi giorni dalla strage di Parigi, con decine di giovani caduti per la follia omicida dei terroristi. Un parallelismo che non appare forzato, pensando a vite spezzate nel fiore degli anni per un tragico scherzo del destino. In entrambi i casi si trattava di ragazzi che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per ricordare i tragici fatti del 2009 e rendere omaggio alle vittime, l'unico modo è quello di mantenere viva la memoria, perché in futuro gli errori del passato non vengano ripetuti nuovamente. Avvocato, a 6 anni e mezzo del terremoto, una nuova visita dello Stato per far mantenere viva la memoria su questa tragedia.
Sì, veramente sono commossa di essere qui con i ragazzi sopravvissuti, con i parenti delle vittime, con i colleghi che in questi anni abbiamo cercato la verità dei fatti, la verità di queste morti e di queste lesioni. La Casa dello Studente rappresenta il simbolo di tutti gli studenti universitari fuori sede morti all'Aquila la notte del 6 aprile 2009. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del Capo dello Stato qui davanti alla Casa dello Studente, dove i corazzieri hanno deposto una corona d'alloro della Presidenza della Repubblica e dove poi il Capo dello Stato ha incontrato insieme al Sindaco Massimo Cialente e all'ex Vicepresidente del CSM Giovanni Lennini i parenti e i sopravvissuti di quella terribile notte. Sicuramente uno dei momenti più emozionanti di questa mattinata aquilana del Capo dello Stato, che si è recato successivamente all'Università per l'inaugurazione dell'anno accademico, per prima della visita ad Onna, un altro dei simboli del terremoto, la frazione aquilana più martoriata dalla notte, dopo la notte del terremoto del 6 aprile 2009. Ed ancora, il futuro della rinascita dell'Aquila passa per la centralità del ruolo dell'università, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Aquilano. Daniela Rosone. Inaugurazione anno accademico dell'università, una presenza importantissima, ha detto la rettrice, la professoressa Paola Inverardi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accettato l'invito dell'Ateneo a partecipare, a presenziare a questa inaugurazione. Una visita che ha anche un alto valore simbolico, il Presidente ha deposto una corona alla Casa dello Studente, inaugurazione anno accademico, Onna e poi l'inaugurazione dei nuovi uffici giudiziari. Queste le tappe di questa visita molto attesa. La prima volta, lo ricordiamo, che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, viene nella città dell'Aquila. L'Aquila ha bisogno della sua università. Fondamentale il rilancio anche in questo senso. L'università ha in definitiva un ruolo centrale per la rinascita dell'Aquila. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Aquila. Un'organizzazione in grande stile, emozionata la rettrice Paola Inverardi, che al Presidente ha fatto leggere anche i numeri e i risultati dell'Ateneo Aquilano, chiedendo un aiuto al Governo centrale che sia sempre attento alle esigenze dell'Università. Essenziale questa nel processo di ricostruzione della città. Va al di là, insomma, di un mero significato simbolico. E per noi l'inaugurazione dell'anno accademico è l'elemento di apertura a quello che faremo nell'anno che viene, no? E quindi al futuro. Quindi il fatto che lo possiamo fare alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana è un po' per noi come farlo alla presenza di tutti gli italiani, che alla fine in noi e su questo territorio hanno creduto, continuano a credere nella nostra capacità di andare avanti e di costruirci un futuro certamente diverso da quello che avevamo, no? Io chiederei che venga mantenuta alta l'attenzione, perché c'è il rischio che dopo alcuni anni il tema terremoto occupi una posizione marginale, cioè venga lentamente rimosso dalla coscienza della comunità nazionale. La presenza del Presidente è segno di una condivisione di cui abbiamo bisogno. E come abbiamo già ascoltato, altro luogo simbolo visitato dal Presidente della Repubblica è stata la frazione di Onna. Mattarella ha parlato con gli onnesi, con i familiari delle vittime ed ha rassicurato sulla presenza dello Stato a fianco del territorio aquilano. Il racconto della visita ad Onna nel servizio di Francesca Romana Testi. Onna città ferita, Onna tra i simboli della memoria di quel tragico 6 aprile 2009. Oggi a distanza di 6 anni si vedono ancora le macerie e i MAP sono le uniche abitazioni che i cittadini hanno a loro disposizione. La visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, diventa una testimonianza di vicinanza per non essere dimenticati. La visita istituzionale, blindata e scandita da tempi strettissimi, si apre con il saluto ai familiari delle vittime riuniti in una piazza dove spiccano due bandiere, quella dell'Italia e quella della Francia. E il parallelismo è inevitabile per il Presidente. Sono due tragedie, ma soprattutto perché la volontà degli aquilani di ricostruire, di ripartire con una vita normale e serena, che speriamo si realizzi nelle condizioni ottimali al più presto, è un segnale per tutti, anche contro chi vorrebbe distruggere la serenità della nostra convivenza in Europa. Un
una visita silenziosa, nessun discorso istituzionale, solo un saluto. La priorità l'ha avuta la città, Mattarella ha voluto percorrere le strade, vedere le macerie e poi dedicarsi a chi ha vissuto quelle ore di paura. Una visita che ha suscitato sentimenti di solidarietà in qualcuno e di indignazione in qualcun altro che si attendeva più presenza e forse qualche messaggio più diretto. Mi aspettavo un qualcosa di più, cioè intanto una presenza di più politici, una presenza di più persone, e quindi questo è un rimprovero delle persone a livello locale, che però tante persone qui sono anche deluse. Sono soddisfatta di quello che ha fatto, della visita, delle parole? Le parole non le ho sentite, però mi ha fatto tanto piacere. Perché piacere? Piacere per vedere una persona che è come noi. È simile, no, come noi, voglio dire, con tanto rispetto, però si porta nelle nostre qualità di persone. Ad accogliere il Presidente della Repubblica c'erano anche i sindaci del cratere, quelli che più di ogni altro hanno conosciuto la distruzione e la sensazione d'abbandono. Vi siete sentiti dimenticati in questi 6 anni? Qualche volta sì, però poi tutto sommato se le gru dimostrano che la nazione ci è vicina, come tutti gli italiani sanno fare nei momenti del bisogno. Infine un dono che Onna ha voluto consegnare nelle mani di Mattarella, una pietra delle macerie resa scultura, un simbolo forte pieno di significati, la distruzione, la rinascita, la trasformazione, il ricordo. A distanza di 6 anni, adesso da qualche mese abbiamo iniziato la ricostruzione. Ancora sono stati fatti soltanto gli scavi, però questo ci dà già la fiducia e una speranza per il futuro. L'arrivo del Presidente ci rafforza questa speranza. Ancora un incidente sulle strade del Teramano, lui disabile è morto, è successo poco prima delle 13 lungo la strada provinciale 63 nella frazione di Forca di Valle di Colledara. Francesco Ciccantelli, 88 anni, era sulla sua carrozzina spinta dalla moglie quando sono stati investiti entrambi da una macchina che li ha sbalzati a una decina di metri di distanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi, tanto che la sala operativa del 118 ha fatto intervenire l'eliambulanza per trasferirlo all'ospedale Mazzini di Teramo, dove però è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sono gravi invece le condizioni della moglie, che ha riportato una commozione cerebrale e la frattura di una gamba ed è stata ricoverata nello stesso ospedale teramano. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Si tratta, ricordiamo, purtroppo del terzo incidente mortale con la stessa dinamica nell'ultimo mese nel teramano. È un arresto e una denuncia a Vasto dopo perquisizioni in un'abitazione e un capannone che hanno portato al sequestro di un fucile a canne mozze, una rivoltella calibro 38 rubata a Foggia nel 90 e ancora funzionante, 200 cartucce di vario calibro, diversi cellulari e schede telefoniche, 500 grammi di cocaina, 1 kg e 400 di hashish, carte di identità contraffatte. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato e unità cinofile coordinata dal vice questore Alessandro Di Blasio, arrestato nel blitz, Donato San Felice, 39 anni, denunciato per falsità materiale un altro 39enne. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni giunte al 113. I due indagati erano stati visti spesso in giro a bordo di una Renault Scenic grigia e uno di loro portava sempre con sé una pistola infilata nella cintura dei pantaloni. E sono atterrati attorno alle 14.45 a Pescara i turisti abruzzesi e non solo di rientro da Parigi. Ancora paura nei loro occhi, molti di loro sono scampati agli attentati per miracolo. Paolo Renzetti. Atterrato da pochi minuti all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il volo Parigi-Pescara, quasi 200 persone hanno raggiunto e superato lo scalo pescarese, tanta paura nelle parole di chi ha vissuto la tragedia, anche se indirettamente, degli attentati nella capitale francese. Tanti giovani, tante famiglie erano nella città transalpina per trascorrere il weekend, un weekend che è stato davvero triste, duro, difficile, che probabilmente non dimenticheranno più. Un po' l'abbiamo visto perché eravamo lì, quindi abbiamo iniziato a vedere gente che correva e niente, poi un po' ci hanno avvertito, però pian piano abbiamo capito cosa stesse succedendo. Una volta in albergo, sì. Tornerete comunque, certo, in Francia? Come no, sì. Abbiamo passato una notte molto
agitata per noi e soprattutto anche di frenesia, perché non capivamo cosa stesse succedendo. Eravate molto distanti dai luoghi degli attentati? Purtroppo no. Eravamo a 100 metri dal Bataclan con la TL, quindi purtroppo abbiamo assistito quasi in diretta a ciò che era successo. Tanta polizia per la strada, tanta paura, tanto terrore. Sì. Sia la notte stessa che anche i giorni dopo la città era proprio in un clima surreale. Giustamente, perché un atto del genere sembra ingiustificato, è ingiustificato. È andato a colpire ragazzi, giovani della mia età, in un quartiere super giovane. Quindi ci ha colpito direttamente anche a noi, ovviamente non fisicamente ma molto nella testa, quello sì. Tanta polizia in strada? Polizia quante ne vuole. All'aeroporto? All'aeroporto sì. Maggiori controlli rispetto? Qualcuno in più sì, però più o meno i soliti controlli. C'era l'esercito all'aeroporto e basta. Polizia girava, sì. Test di cuoio che vedevi in macchina prima di partire sempre in pro. Tornerà lei in Francia, a Parigi? Dopo che passa la paura, può darsi. Ora è difficile. È ancora viva nelle parole di queste persone la paura e il terrore che si è vissuto in queste ultime ore? Loro malgrado si sono trovate nell'epicentro di una delle, penso, cose più gravi che è accaduta in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con quelle persone con cui ho parlato, insomma, ho accolto il fatto che difficilmente dimenticheranno questo fine settimana. Poi la necessità in qualche modo che le nostre vite ritornino come quelle di prima, che non si abdichi al diritto di viaggiare, di andare in un ristorante piuttosto che in un teatro ad ascoltare musica, perché sembra che un po' questa guerra e i valori dell'Occidente va nella direzione di infonderci la paura, ma noi dobbiamo resistere e dobbiamo continuare a vivere la nostra vita giorno dopo giorno. Cambiamo decisamente argomento. I consiglieri regionali di Forza Italia attaccano la giunta D'Alfonso e l'assessore Paolucci su ospedali e ticket sanitari. Ascoltiamo. Sospiri, Forza Italia parla di tototruffa su ticket sanitari e ospedali. Perché? Sì, siamo al remake di un noto film di Totò e se non fosse invece una situazione tragica ci sarebbe veramente da riderci su. 5 agosto, dopo una battaglia durata un anno, le opposizioni sono riuscite a correggere il regolamento che applica il pagamento del ticket sociosanitario ai tanti abruzzesi che hanno bisogno, per evitare una ricaduta pesantissima sulle loro tasche. Con una circolare di questi giorni, come se una circolare potesse superare il dettame di una legge, che è tale appunto perché si legge, e c'è scritto che l'intero costo del ticket sociosanitario a carico di utenti e comuni è coperto dalla regione, si invece invita le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano queste prestazioni a fatturare la quota dell'utenza direttamente all'utente, ovvero alle pensioni di accompagnamento, alle pensioni al pagamento del ticket appunto da parte dei familiari. Questo è vergognoso, è una vera e propria truffa ai danni degli abruzzesi, in cui si cerca di far entrare dalla finestra il ticket come nuova tassa che noi eravamo riusciti perlomeno a chiudere fuori la porta. E sugli ospedali siamo al ridicolo. Paolucci dichiara urbi e torbi la sua soddisfazione per aver visto da parte delle strutture del Ministero Economico e della Salute approvare il piano di riordino della rete sanitaria, che tiene gelosamente segreto, non dice agli abruzzesi che riporta a casa 10 ospedali in meno tra declassamenti e chiusure, da Giulianova a Atri, da Sant'Omero a Penne, da Popoli a Sulmona a Castel di Sangro, e non dice soprattutto che ci saranno 9 pronto soccorsi in meno. Presentato dal Comune di Pescara il bando generale per gli alloggi di edilizia popolare. Vediamo il servizio. Oggi noi pubblichiamo il bando dove tutti i cittadini che hanno necessità potranno presentare le loro domande, che andranno a scadere, lo ricordiamo, il 14 gennaio 2016. È una risposta importante che noi diamo, infatti abbiamo voluto preparare il bando nei tempi tecnici, perché ci rendiamo conto che uno degli elementi fondamentali che ci richiedono più cittadini è proprio la casa.
Logicamente questa graduatoria di per sé non avrebbe riflessi nel momento in cui verrà stilata una graduatoria, non ci saranno elementi concreti per dire assegnare concretamente le case. Su questo utilizzo anche questa occasione per ricordare che il protocollo d'intesa che abbiamo fatto con l'ATER va bene, nel senso che quel protocollo che vi ricorderete, sulla base del quale non ristrutturiamo le case dell'ATER, sta dando i propri frutti, è un investimento consistente per il comune di Pescara, quasi 500.000 euro, però stiamo ristrutturando i loro alloggi e li stiamo assegnando. Per quanto riguarda però la problematica delle case popolari, restano dei problemi nella zona di Fontanelle e di Via Caduti per Servizio? Ma i problemi restano un po' ovunque, perché io presumo che lei si riferisca alle case occupate legittimamente, quello è un problema che riguarda, ahimè, un po' tutta la cittadinanza. Con soddisfazione però le dico che il comune di Pescara ha solo 3 abitazioni occupate abusivamente, è un problema che ha prevalentemente l'ATER, che ha un numero elevato. Come si combatte? Assegnando immediatamente le case. La Confcommercio Abruzzo ha presentato questa mattina il progetto Tenaci, che riguarda la ripresa in regione attraverso lo sviluppo di particolari settori economici. Vediamo. Celso Cioni, parliamo di questa iniziativa di Confcommercio Abruzzesi Tenaci. Vediamo alle nostre spalle questo acronimo, che però vuole significare qualcosa di importante a livello economico, commerciale, delle imprese e non solo. Il guerriero di Capestrano, che è, come dire, il simbolo della nostra, come dire, forza e della nostra tenacia, sta a significare un progetto di diffusione sul territorio regionale, in tutte le strutture delle 4 Confcommercio provinciali, su tematiche che stanno molto a cuore all'economia abruzzese, vale a dire il turismo, l'ambiente, la formazione, tutto ciò che può dare la capacità alle nostre imprese di restare competitive e di affrontare le difficoltà dei cambiamenti epocali che stiamo affrontando, e una serie di iniziative che oggi presenteremo alla stampa e soprattutto all'Abruzzo intero, perché il contributo che il nostro sistema di terziario di mercato equivale ad oltre il 60% del prodotto interno lordo abruzzese, sia in termini economici che di occupazione. L'economia del terziario è protagonista e vorremmo che anche la Regione possa orientare le proprie scelte di sostegno all'economia partendo da questo settore che ha ancora una grandissima potenzialità. Immaginiamo il turismo, immaginiamo un nuovo modello di sviluppo che senza ombrina di dubbio è il turismo ambientale, il turismo che fa riferimento alle nostre bellezze straordinarie, che sono un potenziale straordinario per il nostro futuro e soprattutto dei giovani. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo 2 sconfitte consecutive, il Pescara ritrova la vittoria espugnando il Sinigaglia di Como per 2-0. La Padula e Fiorillo, i giocatori decisivi, il primo con una doppietta che lo porta in vetta solitaria della classifica dei Bomber, il secondo con una serie di grandi parate che hanno neutralizzato il tentativo di rimonta dei Lariani. Il servizio. Con una doppietta dello scatenato Gianluca Lapadula e con le paratone di Vincenzo Fiorillo, il Pescara espugna il Giuseppe Sinigaglia, archiviando le 2 sconfitte con Novara e Ternana e riprendendo la marcia verso le zone alte della classifica. Non è stato facile aver ragione di un Como che ha trovato nell'estremo biancazzurro un baluardo insuperabile. Per il Pescara sicuramente non è la sua miglior giornata, sono però arrivati 3 punti di platino che possono segnare una nuova importante svolta nel campionato. Nel Pescara c'è Campagnaro in difesa, con scelte poi confermate rispetto alla vigilia. Ancora panchina per Cocco. Nel Como spazio al portiere Crispino, con Scuffet impegnato nell'Under 21, e in avanti conferma per l'ex Bagua ed il figlio d'arte Gans. Si comincia con la Marsigliese ed un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime degli attentati di Parigi. Inizio di gara vivace con all'ottavo minuto a Gianluca Caprari, che dopo una buona azione personale dal limite manda di pochissimo al lato. I ragazzi di Massimo Oddo sembrano ispirati. Al decimo, al secondo tentativo, passano con il solito Gianluca Lapadula, che su assist di Benalì con un tocco sporco ma preciso beffa Crispino. I Lariani non ci stanno e al 13° Ebagua di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova il salvataggio sulla linea di Campagnaro. L'ex biancazzurro ci riprova al 14°, ma tutto solo davanti a Fiorillo. Manca una clamorosa occasione con l'estremo biancazzurro che poi devia in angolo con la punta delle dita, salvando porta e risultato. La gara è comunque equilibrata.
occupata con continui capovolgimenti di fronte e con Ebagua per il Como a fare in avanti reparto quasi da solo. Al 25esimo miracolo di Fiorillo su un tiro ravvicinatissimo di sbaffo al 26esimo. Al 33esimo Festa opera la prima sostituzione mandando in campo l'esperto Cassetti al posto di un Borghese in grossa difficoltà e fischiato all'uscita dal campo. Il Como attacca a folate e fa paura, così come accade al 35esimo quando Ganzi in contropiede sfiora la traversa. Ma tra i più attivi in casa lombarda c'è Sbaffo che di testa qualche secondo dopo manca di pochissimo la mira. I biancazzurri per l'occasione in maglia rossa cercano di sfruttare il contropiede e trovano così il raddoppio proprio ai titoli di coda della prima frazione di gioco con la rete del 2-0 griffata ancora da Gianluca Lapadula che al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo fulmina ancora l'estremo Lariano Crispino. Nella ripresa l'avvio è senza grosse emozioni con Festa che gioca il tutto per tutto mandando in campo anche Gerardi al posto di Sbaffo e proprio l'ex Regino su punizione al 18esimo chiama Fiorillo alla respinta con i pugni su punizione prima di una conclusione fuori misura di Giosa in area biancazzurra. Nel Pescara spazio a Bruno per Benalì prima di una super occasione ancora per Gerardi che trova lo stesso Fiorillo che risponde presente. Il Pescara però non perde la testa e al 25esimo chiede un rigore per un fallo che sembra evidente su Torreira ma con Saia che lascia però proseguire. Dalla parte opposta però il Como non molla trovando un Fiorillo insuperabile che dice no prima ad Ebagua al 27esimo e poi al 31esimo a Ganz grazie anche all'aiuto del palo. La porta bianca-azzurra sembra stregata per la squadra di Festa che poi nel finale accusa anche un contraccolpo psicologico e al 91esimo la Festa è solo bianca-azzurra per una vittoria che riporta il Pescara nei quartieri alti del la classifica. Una rete di Piccolo nel finale consente alla Virtus Lanciano di evitare la sconfitta casalinga con il Crotone che si era portato in vantaggio nel primo tempo con Ricci. Buona prova per i frentani che hanno denunciato i soliti problemi di concretezza. L'11 di D'Aversa resta però al penultimo posto in classifica. Il servizio è di Alessio Giancristofaro. Un pari in rimonta, sofferto ma voluto e alla fine ottenuto un punto che oltre a muovere la classifica fa molto morale in una sfida tutt'altro che facile contro un lanciatissimo Crotone. Tegole in casa Virtus, la prima annunciata cioè l'assenza di Ferrari, la seconda last minute cioè l'assenza per problemi muscolari ad un flessore della gamba destra per Amenta. Marilungo gioca centrale d'attacco con Piccolo a destra e Di Francesco a sinistra. Come mezzala c'è ancora Vastola, mentre in porta va Casadei, solito Crotone che sale in Abruzzo per fare risultato. Prima della contesa, inno nazionale francese, minuto di raccoglimento e tanti applausi da parte dei 2500 del Biondi, gli stessi 2500 che sempre con tanti applausi ricordano Lorenzo Costantini, l'ex capitano della primavera rossonera. La sfida, il primo affondo del Crotone al quinto, girata di Budimir in area, smorzata e parata a terra di Casadei senza problemi. Al settimo acuto frentano, corner di Mammarella e palla che arriva a Piccolo che prova a sorprendere Cordaz dalla distanza ma non c'entra lo specchio della porta. Si rivede il Crotone al minuto 18 che ottiene un corner contestato dai rossoneri, ma il corner sarà determinante, lo calcia Stojan, palla al centro dell'area dove c'è Ricci che spinge in rete, sorprende e va ad esultare sotto la curva nord. Al 27esimo un'altra occasione per il Lanciano, Piccolo da metà campo avanza, palla al piede, offre un suggerimento a Marilungo che conclude da posizione defilata ma il tiro è alto. Al 29esimo il brivido alla Virtus lo crea il Crotone, Zampano riceve un traversone dalla corsia di sinistra e conclude di prima intenzione in porta, ma si immola Mammarella che devia in corner. Al 33esimo altra occasione del Lanciano sul rovesciamento di fronte di Cecco, disegna una traiettoria al centro dell'area per Vastola che impatta la sfera di testa però non la spinge in rete. Al 34esimo ancora Lanciano vicino al pari, questa volta però è la traversa a salvare il Crotone. Cordaz nel finale di prima frazione, una simulazione di Piccolo che viene ammonito, è una punizione di Mammarella che si spegne sulla barriera, saranno gli ultimi acuti del primo tempo di Lanciano Crotone. Ripresa subito, un avvicendamento fuori di Francesco nella mischia, Lanini all'ottavo, l'occasione del Crotone con Budimir è clamorosa per raddoppiare ma in qualche modo il Lanciano si salva. Nella mischia anche Padovan per Marilungo ed è questo il secondo avvicendamento. Al 18esimo è una sassata di Stojan
messa in corner di Casadei a mettere i brividi ai frentani. Al 33esimo una palla persa da Padovan innesca una ripresa del Crotone, ma con poca convinzione si presentano sotto la porta difesa da Casadei. Nel finale D'Aversa richiama Vastola e completa il tris dei cambi mandando in campo Luca Di Matteo. Al 40esimo Bacinovic offre un pallone d'oro a Lanini, che si presenta di fronte a Cordaz, che però lo devia in corner dagli sviluppi del tiro della bandierina. L'azione insistita del Lanciano si esaurisce con una sassata risolutiva di Antonio Piccolo da fuori area, che ristabilisce le parità. Piccolo in pieno recupero avrà anche una palla d'oro per fare il colpaccio, ma in corner ci si salva il Crotone e finisce così un pari in rimonta che fa classifica, ma soprattutto fa morale. Andiamo ora in Lega Pro, non dice mai Serie B, ma lo fa chiaramente intendere. Dopo settimane di silenzio, in concomitanza di un momento difficile della squadra, torna a parlare il presidente del Teramo Calcio, Luciano Campitelli, che rilancia: ci sono e continuerò ad esserci. L'obiettivo ora nei prossimi anni è quello, alludendo alla Serie B. E poi ancora, forse rinnovi di contratto hanno tolto a qualcuno motivazioni e cattiverie. Andrea Costantini. Quell'obiettivo a tutti i nostri tifosi e a noi in primis ci è rimasto in testa. Se non sarà quest'anno, sarà, spero, tra qualche anno, ma sicuramente sarà l'obiettivo della salvezza. Credo che in questo momento non lo voglio neppure pensare, ma non lo voglio pensare neppure fra qualche anno. Per noi fra qualche anno l'obiettivo è quello, senza dire cosa, ma è quello. E prima o poi Teramo dovrà andare su quello, perché lo ha dimostrato che lo può fare, perché noi lo abbiamo vinto. Nella vita, e molte volte, le persone vanno premiate. Loro, in quel momento, andavano premiati. Però poi succede che quel premio ti rilassa, perché se tu devi conquistare un qualcosa, ti impegni tanto per poterlo conquistare. Poi dopo che l'hai conquistata può darsi che ti stufi e la lasci quel qualcosa. Quindi sicuramente ad alcuni ha influito negativamente. Volete sapere come mi piacerebbe giocare? A me col 4-3-3, adesso se proprio ve lo devo dire, ecco, a me piacerebbe giocare col 4-3-3, ma ci stiamo avvicinando, quindi piano piano ci avviciniamo, perché purtroppo per poter sicuramente trovare l'amalgama giusta, per me è facile dire, ma poi tra il dire e il fare ci sono di mezzo i calciatori, c'è di mezzo il tempo per poter sicuramente metterli in mezzo al campo, ma io penso che prima o poi ci arriveremo. Questa è una squadra che fin quando non ci diranno i punti o i non punti che non ci ridanno o ce li ridaranno, oggi deve pensare a salvarsi, glielo ho detto, e basta. Di partita in partita, domenica voglio 3 punti, in casa voglio 3 punti e poi vediamo che succede, perché le prossime 2 partite per noi sono indispensabili, perché dobbiamo riportare a casa 6 punti. Ed ora la Serie D, il Chieti fa il suo derby con il Giulianova, pur avendo giocato oltre un tempo in inferiorità numerica. 2-0 firmato dai gol di Bocchino e Varone. Giulianova ha spuntato, è sempre ultimo in classifica. Valeriano De Angelis. Settimana surreale per il calcio neroverde, che cerca di fugare dubbi e smarrimento, così come per tutta l'umanità, turbata dalla sconvolgente violenza consumata a Parigi e rivissuta in raccoglimento anche nello stadio Angelini, che ospita il derby abruzzese Chieti-Giulianova, senza la presenza della tifoseria organizzata giugliese, in quanto la partita è considerata a rischio dall'osservatorio prefettizio. Per la squadra teatina la sveglia suona soprattutto sul terreno di gioco ed il senso dell'orgoglio si materializza con la prima vera incursione dei teatini. Ottavo, la difesa giallorossa balbetta nell'anticipare i movimenti offensivi e Bocchino sigla il vantaggio malgrado l'intervento intuitivo dell'estremo giugliese Ursini.
La rabbia del Chieti cresce. Per il Giulianova è arduo arginare l'irruenza dei padroni di casa, che con Scinto al 14esimo colpiscono il palo e al 26esimo Dos Santos è bravo a girare di testa un suggerimento di Gomez. Superlativo e Ursini che evita la seconda rete. Gli ospiti evidenziano una precarietà organizzativa del gioco che favorisce il possesso palla dei teatini, che per 30 minuti non rischiano nulla, ma si ritrovano in 10 per l'espulsione di Gallo, reo, a giudizio dell'arbitro Rossetti, di aver colpito con un calcio a gioco fermo la gamba dell'avversario. Nella ripresa gli allenatori operano una sostituzione per parte, Cresto per Bocchino e Di Stefano per Silvestri. Il primo ad affacciarsi in area è il Chieti con Scintu, poco abile nel finalizzare, e con Dos Santos in azione fulminea di contropiede a dilapidare la seconda rete del vantaggio. Si scuote come può la squadra giallorossa, che trova in velocità la possibilità di infilare la difesa neroverde con Giampaolo titubante in fase risolutiva. Giorgini distinto conferisce forze nuove al suo gruppo. Al decimo fuori l'ottimo Cerasi, dentro Nannarone, a seguire Mastrilli per Marzucco. Al 16esimo Ronci richiama il generoso Gomis ed opta per l'impiego dell'esperto Di Nardo. L'eccessiva generosità difensiva dei giuliesi origina notevoli spazi utili e aggredibili. Dos Santos al 24esimo, dopo aver eluso tre avversari, cerca il raddoppio, evitato ancora da Ursini. Al 32esimo il Giulianova prova ad infierire con un calcio di punizione dialogato. Gasparotto non sorprende più di tanto. Passano 3 minuti e Ronci richiama Massimo, che cede il posto a Varone per conferire più attendibilità al centrocampo teatino, che si avvale dei disimpegni ordinati di Cresto. Prima dei 4 minuti di recupero, Giampaolo tenta il colpo gobbo senza esito favorevole, che invece riesce al Chieti con Varone in tipica azione di contropiede. 2-0 con la tifoseria locale, che non ha abdicato al proprio ruolo del 12esimo in campo. La passione ed il cuore non si possono fermare, anche in questa tradizionale domenica di calcio, dove tutti, attori e spettatori, dentro e fuori dal recinto di gioco, sono impegnati nella ricerca del buon senso. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.